allacciate le cinture, preparatevi per Random Game, Random Game. Hello guys, benvenuti in un video, siamo arrivati in un nuovo video riguardante di Fortnite. Ma come avrete letto dal titolo, oggi abbiamo 10 facce veramente stranissime. E non sto scherzando. Poi un video fatto da uno che indossa la maschera è veramente... è strano, perché oggi praticamente sveliamo 10 volti nascosti dietro delle maschere. E poi io sono dietro una maschera e tipo... Sì, è abbastanza strano tanto quanto questa luce che vedete qui sopra e non so a cosa è dovuto. Cioè tipo, ah, si ingrandisce, diminuisce, si ingrandisce, diminuisce. Ok, ragazzi, prima di iniziare col video vi invito a passare per il mio Instagram, che trovate da qualche parte sparso qui, dai, il nome. Ho picchiato il microfono. Ragazzi, vi invito a passare per il mio Instagram perché prossimamente ci sarà un video sorpresa, una sorpresa di video che non avrete mai visto sul canale. Ci sarà un ospite speciale, ma nessun spoiler, ma vi dico solo che sarà un video bomba, con un ospite bello 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 bello. Avevamo già fatto un video simile tempo fa e aveva riscontrato un bel successo, dai, aveva piaciuto a molti di voi, quindi oggi siamo di nuovo con lo stesso video, ma con 10 facce nuove. Vorrei partire subito con la decima, che praticamente è Manzo Boss, è una delle skin che è appena uscito con... comprato subito, essendo che avevo già testa di pomodoro. Vedete che non compravo anche l'hamburger, cioè sarebbe stato incoerente. Quindi una volta aver comprato la skin e giocando così, ora vi racconto anche come è venuto in mente questo video. Stavamo giocando e praticamente si era glitchato e abbiamo visto chi si nascondeva dietro questa maschera ed è stato un bello shock, veramente è stato un bello shock, non me lo sarei mai aspettato. No, io contano hablo. Ragazzi, io vi invito a condividere il video il più possibile, perché se arriviamo a 5000 like, ragazzi, faremo la terza parte di questo video con delle nuove facce, ma soprattutto con le skin che sceglierete voi per vedere chi ci sarà dietro quella maschera. Quindi condividete il più possibile, arriviamo a 5000 like, perché vi ricordo che ci sarà anche un ospite speciale prossimamente sul canale. Come seconda skin, ragazzi, abbiamo il visitatore. Non volevo farlo sinceramente, perché è orribile come skin, non mi piace assolutamente. Però ero curioso di vedere chi si nascondeva dietro quella faccia, dietro quella maschera. E appena l'ho visto mi sono ben poco triggerato, veramente. No no, sul serio ragazzi, dietro quella maschera, dietro quella faccia, dietro qualsiasi cosa essa sia, si nasconde, non lo so. Cioè, come terza skill, ragazzi, mascherata, che oggi andremo a vedere chi si nasconde dietro la maschera, abbiamo l'archetipo, una skin che hanno messo praticamente da poco, assolutamente da poco, e appena l'ho visto, dai raga, non poteva non essere comprata, è praticamente stupenda, è veramente bellissima, e se tipo avete intenzione di scrivere giù nei commenti chi si nasconde dietro il corvo, no. Vi prego, non... no, dai, dietro al corvo, ragazzi, è buio. Ma prima di continuare con questa classifica, ho alcune cosette da avvisarvi. Uno, sì, sto morendo di caldo, veramente sto morendo di caldo, ma si soffre una sola volta nella vita. Seconda cosa, ragazzi, molto molto veloce, in questa classifica vedremo veramente delle cose imbarazzantissime, delle skin veramente imbarazzanti, perché ce ne sarà una che non avrà una cosa. Ok, no, non voglio dire altro. Però stiamo parlando dell'archetipo. Praticamente appena l'ho vista e appena l'ho comprata, tutti quanti mi hanno iniziato a flammare i miei amici, perché hanno detto: ti sei comprato la skin di quello lì che c'ha il VR in faccia. Perché mi flammate le mie skin? No, perché mi flammate le mie skin? Thank you.
Pokémon. Ragazzi, come quarta skin abbiamo l'Omen. Cioè, sapete chi è l'Omen, sì? Non sto a dilungarmi più di tanto. No, non è vero, forse sì o forse no. Oh, quanta confusione nel solo video. Ragazzi, l'Omen è una delle migliori skin uscite, anche perché più tempo passa e praticamente l'Epic Games all'inizio di Fortnite, per chi gioca quanto noi, saprà benissimo che le prime skin iniziali di Fortnite erano veramente imbarazzanti, perché ogni skin era praticamente simile alle skin base. Cioè, vi spiego, praticamente mettiamo il tipo di colore, il ragazzo di colore, se lo vogliamo chiamare così, e la ragazza, praticamente gli cambiavano o il vestito o gli aggiungevano un cappello o facevano questo o facevano l'altro, insomma, però restavano sempre le stesse skin. Per questo all'inizio praticamente non c'era più un grosso acquisto di skin. Poi ovviamente andando avanti è uscito il Corvo, è uscito Wukong, è uscito tante skin veramente molto belle, come quelle là dei, che sono uscite tipo della Cicante, del Sorpasso, che veramente sono delle skin che sono veramente fighe fighe assai. Ma non voglio dilungarmi, anche se già l'ho fatto, quindi vi passo direttamente all'Omen. Ragazzi, vi avviso, se siete arrivati a questo punto del video, io non vi dico nemmeno cosa scrivere nei commenti, perché appena vedete chi c'è sotto all'Omen, giù, tu sei arrivato a questo punto del video, proprio tu sei arrivato a questo punto del video, scendi giù nei commenti e scrivi che faccia sta dietro l'Omen. Ci stai? No, vediamo. Vedete cosa, vedete chi c'è dietro l'Omen. I'll travel across the lane, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Hearts are true. I curse will pull us through. You teach me. Ragazzi, come quinta skin abbiamo il compagno di volo. È praticamente una skin che è uscita col pacchetto dei 5 euro. E in curiosity abbiamo visto anche chi si nasconde dietro di lui, anche perché sai, quando hai l'opportunità di verificare chi si nasconde dietro determinate skin, ti viene quella cosa di controllare chi c'è dietro quella faccia. E veramente questa luce mi sa che tra un po' farà una brutta fine. Ragazzi, come prossima skin che abbiamo smascherato è Bianco Accecante. Praticamente ci sono uscite da poco nel commercio, precisamente l'altro ieri. Sì, sono uscite l'altro ieri, perché il video lo starete vedendo domani, perché oggi è oggi, ieri sì, insomma, ci siamo capiti. Ragazzi, dietro la skin di Bianco Accecante è inutile dire praticamente chi è, perché lo sappiamo tutti. Ma vi do giusto un piccolo aiuto qui, rapido e veloce. Dietro la skin di Bianco Accecante, ragazzi, c'è la ragazza, quella lì che troviamo anche nel pass, vestita da vichingo, e praticamente a sua volta è la stessa ragazza, quella lì dei mondiali che potevamo shoppare nella scorsa season, quindi easy. Ragazzi, abbiamo fatto la ragazza, non poteva mancare il ragazzo. Ci rimarrete un po' delusi di chi si nasconde dietro al tipo. Molto molto semplice, praticamente dietro la skin sorpasso. Dai, ve la faccio vedere direttamente perché è un po'... Ragazzi, come terz'ultima skin abbiamo la skin di Omega, o meglio, la skin finale della scorsa season. Ragazzi, come per ultima skin abbiamo Agente Ribelle. Vorrei farvi notare una piccola cosa. Guardate la maschera di Agente Ribelle e guardate la mia. E notate per caso qualcosa di strano? Ragazzi, dietro la faccia di Agente Ribelle si nasconde. Ve lo lascio direttamente vedere, dai.
Come ultima skin, ragazzi, abbiamo Linea Rossa, o meglio la motociclista versione femmina. Tipo, già sapevo più o meno chi si nascondeva, ma volevo la conferma. Ma siccome molti di voi forse non lo sapranno, ve lo faccio vedere io chi si nasconde dietro la sua faccia, dai. Ragazzi, siamo arrivati a fine video. Spero che il video vi sia piaciuto. Soprattutto condividetelo il più possibile, perché se arriviamo a 5.000 like, uscirà la terza parte con le facce che sceglierete voi. E la mia non vale, perché io non sono una skin, quindi la mia non vale. Vi ricordo che ci sarà presto una persona molto importante sul canale. Faremo un video insieme, ma non vi voglio ne spoilerare niente. È la luce che insiste ad accecarmi. Ragazzi, mi raccomando, condividete questo video il più possibile. Passate anche per il mio Instagram, che trovate praticamente qui da tutte le parti, ma soprattutto giù in descrizione. Venitemi a followare, perché sotto all'ultima foto chi scriverà salutami su Instagram lo saluterò nel prossimo video. Quindi, noi ci vediamo col prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Pollicione in su e ciao belli!